Buonasera, io sono Cristiana Alfonsetti e lei è Barbara Innamorati di Artisti Aquilani. Artisti Aquilani è un'associazione che nasce all'Aquila in seguito al terremoto, con lo scopo di riunire ed aiutare le singole personalità artistiche presenti sul territorio colpito dal sisma ad affrontare l'emergenza e di ricostruire la Casa del Teatro, perduta il 6 aprile 2009, uno spazio teatrale indipendente che collaborava con l'Università dell'Aquila per le attività di pratiche teatrali. Negli anni l'identità di Artisti Aquilani è cambiata. Oggi la Casa del Teatro è un nuovo spazio teatrale indipendente e di condivisione artistica, dove noi artisti aquilani, esclusivamente con il nostro lavoro e la nostra ostinazione, cerchiamo di portare un'offerta di qualità teatrale per la città, diventando un luogo esemplare di decrescita virtuosa, dove il tempo e le risorse vengono utilizzate per il benessere e non per il profitto. Il nostro scopo come associazione invece è diventato lavorare per uno spazio fisico e artigianale di eccellenza e di ricerca permanente. Pratichiamo e studiamo diverse tecniche teatrali, la danza classica indiana, il tip-tap, il clown di tradizione italiana, le tecniche di strada come per esempio i trampoli che avete visto nel video. Il video è stato realizzato da Francesco Paolucci e noi ce ne siamo appropriati perché ci piaceva molto. Alcune di queste tecniche che pratichiamo sono visibili nell'ultima produzione teatrale dell'associazione, uno spettacolo dal titolo emblematico, Zugzwang. Zugzwang vuol dire obbligato a muovere, si riferisce ad una condizione del gioco degli scacchi in cui un giocatore è costretto a muovere pur sapendo che perderà un pezzo importante o addirittura subirà lo scacco matto. All'inizio del 2014, confrontandoci tra noi e con questa città, abbiamo fatto una scelta, la scelta di tentare l'ultima mossa. Eravamo in una situazione di stallo esistenziale, ma era necessario agire piuttosto che continuare a subire le scelte imposte dalla condizione precaria che viviamo. Fare una mossa e rischiare di perdere o restare fermi e perdere sicuramente? La non azione è già di per sé una sconfitta. Intorno a queste riflessioni è nato Zugzwang. Abbiamo dedicato a questo progetto il nostro tempo e le nostre risorse, dando vita attraverso internet a una campagna di crowdfunding, un progetto, una forma di finanziamento collettivo dal basso che ci ha permesso di avere un minimo di risorse economiche per iniziare e abbiamo chiesto aiuto ad amici e professionisti del territorio che operano in campo artistico. Il 21 febbraio di quest'anno Zugzwang ha debuttato a Palermo e poi ad aprile all'Aquila, nel nostro spazio, la Casa del Teatro. L'Aquila ha risposto riempiendo la nostra sala per 3 sere di seguito e il Teatro Stabile d'Abruzzo ha deciso di distribuire Zugzwang come sua produzione. La Casa del Teatro è costruita su Piazza d'Arti, un luogo ben visibile dalla Statale 80, vicino alle scuole provvisorie ma stranamente quasi sconosciuto, un luogo tuttora precario ma nel quale tuttavia si opera per dare spazio alla cultura, alle associazioni, alla vita, come in qualsiasi altra città. I risultati di Zugzwang ci hanno dimostrato che credere fino in fondo ad un progetto è necessario per la sua realizzazione, ma ci hanno dimostrato anche che abbiamo bisogno del sostegno degli altri e della condivisione con la collettività. È da questi risultati che noi prendiamo nuova linfa vitale per continuare la ricerca nei linguaggi teatrali. In questa città si parla spesso di resistenza. A noi piace confrontarci con una sfida diversa, quella della resilienza, trasformare gli ostacoli, guardarli da un altro punto di vista. E se altro non possiamo fare, continuiamo a danzarci sopra. Perché in fondo, se l'obiettivo resta quello di ritrovare e riconquistare la bellezza, è sempre una questione di scelte. Abbiamo scelto di lasciare che il nostro intervento si realizzi pienamente con un esempio pratico di ricerca teatrale ed eccellenza tecnica. Nella mia formazione di attrice, 12 anni fa, ho incontrato il teatro danza classico dell'India. E da allora pratico quotidianamente questa disciplina, che è diventata la base fisica della mia presenza scenica.
Lo stile di danza classica indiana che ho scelto si chiama Orissi e vi mostro 2 minuti di una piccola coreografia che si chiama Moksha, liberazione. Digging it out.